Novelle per un anno. Luigi Pirandello, dal Pipistrello. Per farla breve, più contento di così nell'aspettazione ansiosa d'un ottimo successo per la sua nuova commedia, l'amico Faustino Perres non poteva essere alla vigilia della rappresentazione, ma c'era un pipistrello. Un maledetto pipistrello che ogni sera in quella stagione di prosa alla nostra arena nazionale o entrava dalle aperture del tetto a padiglione o si destava a una cert'ora dal nido che doveva aver fatto lassù tra le imbiancature di ferro, le cavicchie e le chiavarde e si metteva a svolazzare come impazzito, non già per l'enorme vaso dell'arena sulla testa degli spettatori, poiché durante la rappresentazione i lumi della sala erano spenti, ma là, dove la luce della ribalta, delle bilance e delle quinte, le luci della scena, lo attiravano. Sul palcoscenico, proprio in faccia agli attori. La piccola Gastina ne aveva un pazzo terrore. Era stata 3 volte per svenire le sere precedenti. Nel vederselo ogni volta passar rasente al volo sui capelli davanti agli occhi, e l'ultima volta, Dio che ribrezzo, fin quasi a sfiorarle la bocca, con quel volo di membrana svischiosa che stride. Non s'era messa a gridare per miracolo. La tensione dei nervi, per costringersi a star lì, ferma, a rappresentare la sua parte, mentre irresistibilmente le veniva di seguir con gli occhi, spaventata lo svolazzio di quella bestia schifosa, per guardarsene o, non potendone più, di scappar via dal palcoscenico per andare a chiudersi nel suo camerino. La esasperava fino a farle dichiarare che ormai con quel pipistrello lì, se non si trovava il rimedio di impedirgli che venisse a svolazzare sul palcoscenico durante la rappresentazione, non era più sicura di sé, di quel che avrebbe fatto una di quelle sere. Si ebbe la prova che il pipistrello non entrava da fuori, ma aveva proprio eletto domicilio nelle travature del tetto dell'arena, dal fatto che la sera precedente, la prima rappresentazione della commedia nuova di Faustino Perres, tutte le aperture del tetto furono tenute chiuse. E allora solita si vide il pipistrello lanciarsi come tutte le altre sere sul palcoscenico col disperato svolazzio. Allora Faustino Perres, atterrito per le sorti della sua nuova commedia, pregò, scongiurò l'impresario e il capo comico di far salire sul tetto 2 o 3, 4 operai, magari a sue spese, per scovare il nido e dar la caccia a quell'insolentissima bestia. Ma si sentì dare del matto. Segnatamente il capocomico montò su tutte le furie a una simile proposta, perché era stufo, ecco, stufo, di quella ridicola paura della signorina Gastina per i suoi magnifici capelli. I capelli. Sicuro, i capelli. Non ha ancora capito? Le hanno dato ad intendere che se per caso le sbatte in capo, il pipistrello ha nelle ali non so che viscosità, per cui non è possibile distrigarlo dai capelli, se non a patto di tagliarli. Ha capito? Non teme per altro. Invece di interessarsi alla sua parte, di immedesimarsi nel personaggio, almeno fino al punto di non pensare a simili sciocchezze.